Un anno è trascorso dal primo numero di Occhi al Cielo. Un anno fa, infatti, davamo il via a questa serie di appuntamenti trimestrali volti a illustrare quanto di curioso e interessante ci propone il cielo nelle serate limpide. Avevamo iniziato i nostri incontri parlando di Orione, una costellazione facilmente individuabile anche da chi sta muovendo i primi passi nel mondo dell'astronomia. Appare come un grande quadrilatero ben visibile in questa stagione guardando verso sud. Le sue stelle principali sono Betelgeuse, Bellatrix, Saif e Rigel. Betelgeuse è una supergigante rossa di magnitudine 0,2 e rappresenta una spalla del grande cacciatore. Rigel, una supergigante azzurra di magnitudine 0,2, costituisce il ginocchio del guerriero. Bellatrix forma la spalla sinistra di Orione. E infine Saif, una stella azzurra di magnitudine 2, si trova all'altezza del ginocchio destro. Ma il cuore pulsante di Orione è la nebulosa M42, culla di molte stelle in formazione e di altre appena nate. Si può osservare con un buon binocolo al centro della spada del grande cacciatore. Ben visibile in questa stagione è l'Ariete, costellazione zodiacale confinante con il Toro e facilmente individuabile poco a ovest delle Pleiadi. Sebbene non molto estesa, le stelle che la costituiscono sono abbastanza luminose, specie Hamal, Sheratan. Un'altra stella importante è Mesartim, sotto la quale in questo periodo transita Giove. Giove è il quinto pianeta per distanza dal Sole, è il più grande del Sistema Solare. La sua massa supera di 2,5 volte quella di tutti gli altri pianeti messi insieme. Data la sua grande luminosità, Giove domina il cielo notturno e veniva osservato fin dall'antichità. La cultura mesopotamica, così come la greca e la latina, hanno posto Giove al centro dei loro culti. Giove è infatti l'unica divinità olimpica il cui nome ha una marcata origine indoeuropea. Giove è stato uno dei primi corpi celesti a essere studiato scientificamente. Le prime osservazioni al telescopio si devono a Galileo, che nel 1610 descrive il pianeta e scopre i suoi 4 satelliti maggiori, Io, Ganimede, Europa e Callisto, satelliti che in onore dello scienziato pisano oggi sono detti galileiani. Ma le osservazioni ravvicinate del pianeta iniziano solo nel secolo scorso, dapprima con le sonde Pioneer e poi con quelle Voyager, che fotografano Giove da vicino e ne studiano l'atmosfera e le numerose lune. Nel 2000 è la volta delle sonde Cassini e soprattutto Galileo, che ci regalano immagini mai viste del pianeta e della grande macchia rossa. I dati raccolti durante le varie missioni ci hanno permesso di formulare nuove ipotesi sulla natura di Giove e di comprendere meglio la struttura dei satelliti principali. Giove è composto per la maggior parte di idrogeno e di elio, gli stessi gas di cui è formato il Sole. A causa della forza gravitazionale che ne comprime gli elementi costituenti fino ad elevatissime densità, si pensa che il nucleo del pianeta sia una sorta di oceano di idrogeno metallico liquido. Proprio questo oceano sembra essere responsabile dell'intensissimo campo magnetico che circonda il pianeta e che si estende per oltre 100 volte le dimensioni del pianeta stesso. La sonda Juno è già in viaggio verso il sistema gioviano per studiare Io, Europa e Ganimede. Europa è molto particolare. La sua superficie è quasi completamente liscia ed è costituita da uno spesso guscio di ghiaccio che racchiude un oceano di acqua allo stato liquido. Recentemente si è riscontrata su Europa la presenza di vasti laghi e di spaccature, tramite i quali l'oceano interno viene in contatto con la superficie del satellite. La presenza di laghi e spaccature permetterebbe un vigoroso rimescolamento tra la crosta superficiale ricca di impurità e l'oceano interno, aumentando così le chance che sul satellite possa essersi sviluppata la vita. Anche su Ganimede sembra esservi un oceano di acqua allo stato liquido, oceano però racchiuso tra due strati di ghiaccio. Al contrario, Callisto sembra essere un mondo morto, senza alcuna attività sulla superficie. Anche su Callisto sembra esservi un oceano sotto la sua superficie, tuttavia pare molto improbabile che su di esso vi possano essere forme di vita. Diamo adesso un'occhiata anche agli altri pianeti. Davanti a noi si apre una stagione molto densa di eventi. Giove, come si è detto, appare alto nel cielo serale e via via si abbassa verso ovest, riducendo il periodo di visibilità.
A marzo sarà ben visibile solo di sera e il 13 e 14 formerà una spettacolare coppia con Venere. Venere. Dopo il tramonto, Venere, il più brillante dei pianeti, domina incontrastato fino a primavera inoltrata e, nonostante il nefasto inquinamento urbano, non mancherà di attrarre l'attenzione di chiunque. Alla fine di marzo tramonta ben 4 ore dopo il Sole e raggiunge la massima elongazione a 46 gradi dalla nostra stella. Anche per Marte questo è un periodo importante. Infatti si avvia velocemente all'opposizione del 2012. Le apparizioni di Marte si presentano sostanzialmente ogni 2 anni e a causa della forte eccentricità della sua orbita non tutte sono di qualità. Questa in particolare sarà piuttosto deludente per gli osservatori al telescopio. Il disco del pianeta non raggiungerà i 14 secondi d'arco di diametro apparente e la luminosità sarà di magnitudo meno 1.2, molto brillante in assoluto, ma ben lontano dai fasti delle grandi opposizioni quando rivaleggia con Giove per luminosità. Il pianeta rosso raggiunge l'opposizione il 3 marzo e sarà quindi visibile per tutta la notte. Ancora una discreta apparizione serale per Mercurio, che durante la prima decade di marzo sarà visibile nei chiarori del tramonto. Saturno infine sorge a tarda sera ed è ottimamente visibile intorno alla mezzanotte vicino a Spica. Raggiungerà la visibilità ottimale con la primavera. I periodi di migliore visibilità del cielo si collocheranno intorno alle date della Luna Nuova, che cade il 23 gennaio, il 21 febbraio e il 22 marzo. Questo è tutto per ora. Arrivederci ad aprile per una nuova puntata di Occhio al Cielo e cieli sempre sereni. Thank you.